Allora, ciao a tutti ragazzi, il nuovo cappellino Lorenz. E andiamo a fare stasera un live di nuovo materiale di Evergreen che mi è stato inviato da Postisci. Ovviamente scelto e selezionato per me perché purtroppo noi rischiamo un po', ognuno ha le sue tecniche, le sue cose, e quindi vediamo un po' cosa ho comprato, vediamo. E poi se volete fare le domande potete ovviamente chiedermi, perché siamo live direttamente su Instagram e su Facebook, e vediamo un po' tutti i commenti, tutte le domande. Fabrizio, ciao. Ok, allora vado a prendere intanto l'acqua così vi connettete e arrivo. Scuso con tutti, mi scuso per la distruzione totale del mondo, ma qui il PC ci ha quasi abbandonato l'altro ieri. Ivan, ciao. E quindi ecco, insomma, stavo smontando tutto. E allora, con cosa possiamo iniziare? Iniziamo con il materiale, diciamo, di vestiario. Te, conoscete lui, la mascotte di casa. Saluta. Ciao. Ciao. Allora, questa è la prima figata che mi è arrivata, la borsa nuova di Evergreen, cioè di Be True, che sarebbe la Two-Way Tour Bag, ok? E scusate, ok, la Two-Way Tour Bag è bellissima perché praticamente la potete utilizzare sia come borsa normale, ovviamente da tutti gli scomparti qua, sia la potete utilizzare come zaino, cioè andate a pescare tranquillamente con la borsa. Ora vi faccio vedere. Ed eccola qua, che è comodissima. Qui si possono mettere le canne da pesca, e quindi tutta l'attrezzatura canne in verticale è fantastica, di proprietà. Ovviamente Be True. Andiamo a vedere un po' cosa c'è qua dentro a questa bella borsetta. Simone, no, non te la do. Alessandro, ciao. Ciao Giampiero. Sì, la pasta l'ho finita tutta, nessun problema. Ok. Ci siamo. Allora, tanto sullo sfondo vedete stavo un po' lavorando sui belli di trafitte e allora iniziamo con, ok, mi sono ripreso il mio vecchio cappellino che avevo perso a Bolzena nell'Evergreen di Maurizio, che portava tanta fortuna e purtroppo se n'era andato, nuovo come vedete. Ok, poi abbiamo il nuovo cappello di Maurizio, che anche questo è molto figo, un pochino più leggero come pesantezza di grafiche, però veramente figo, eh? Proprio fatto bene, sì. E ok, poi leviamo qui, che dopo ve le faccio vedere sui foderi, delle canne che sono arrivate. Oh, ecco. Allora, prima cosa, felpa nella felpone della Be True, comodissimo con il cappuccio, anche questa novità di quest'anno, comodissima, fatta veramente bene, il loghetto, lo vedete tutti, ciao Filippo, che è su Instagram, e questa è la felpa veramente figa perché possiamo utilizzare veramente in tutte le condizioni, poi c'ha le tasche
comodissimi. Quando uno rientra noi abbiamo quei 7-8 kg di vermi nascosti nelle tasche. E ok, poi altra felpa, mi apro con voi, tanto guardo se c'è qualche domanda. No, Simone, non è la tua. Silvio, ciao. Ok. Erika, non spiarmi da Instagram perché ti vedo, anche se sei di sopra. Allora, questa altra felpa evergreen, senza cappuccio, questa comoda per la sera, uno se la mette, non dire uno scherzo. Sempre felpe comodissime, e ci fanno comodo perché non le avevamo. Quindi, veramente fighe. Questa, la videa, questa evergreen diretta e la se vi gusta. L'original wear, 5228511. No, non costa neanche eccessivo ed è veramente carina, semplice, semplicissima. Ok, poi altra felpina evergreen non di true. No, questa invece è la leggera con tessuto tecnico, questa è veramente figa, non ci sudi e con cappuccio, zip davanti, maniche lunghe, ovviamente, e quella in tessuto tecnico. Tipo le t-shirt queste, un po' più pesante, però è veramente comoda. Adesso non veramente perché anche il ventilatore acceso da quanto è caldo. Poi, questi fighissimi sono i nuovi guanti dell'Evergreen. Ovviamente mi vedete girato, penso, però non importa, via. Sono i nuovi guanti. Allora, ciao Livio. Sì, roba tantissima. Ok, i guantini, vediamo, questi sono veramente curioso. E sono comodissimi, soprattutto se pescate con le canne in sughero, con impugnature in sughero, e sono comodissimi perché non vi scivola la canna tra le mani quando piove, giustamente. Allora, li apriamo. Amici, ok. Vi apro anche il mio canale di YouTube. Chi non si iscrive al canale di YouTube, sappiate che a breve faremo un po' di promozioni, un po' di giochetti, un po' di cose carine. Ci stanno un sacco di regali, ma se non siete iscritti non li potete prendere, quindi organizzate. Allora, questo è il guantino, per darvi l'idea. E la cosa figa di questo guantino è che c'ha la parte interna, cioè proprio dove appoggiate la mano sulla canna per la sensibilità, aperta. Vediamo. Sì, sono veramente fighi. Ragazzi, se nel frattempo avete qualche domanda potete pure scrivermi, tanto vi vedo, mi devo avvicinare purtroppo. Intanto saluto tutti, ragazzi, perché Andrea, qui vedo che tutti si connettono, Andrea, Alessio, Da Fanto, Fabio, Enrico, sono tutti qua. Vabbè. Comunque il guanto è veramente figo, eccolo qua, e è veramente comodo. Adesso lo faccio vedere meglio perché sto facendo il live a destra su Instagram con l'iPhone e a sinistra con l'iPad su Facebook, e al centro la GoPro per fare il video e rimanere in alta qualità. Comunque il guanto veramente comodo e figo. Sì. Ok. Bene. Allora, leviamo il guantino. Che se non lo leviamo, non lo leviamo. Perfetto. Ah, come volevo far vedere, questa qua, la borsa.
quella della Vitru di prima, che è comodissima. Vedete il modo di mettere qua, non so se si vede, adesso ve lo faccio vedere un po' per volta a tutti. Qua le pinze, o la canna da pesca si è messa in verticale, o le pinze così, eccolo qua, qui si vede meglio, pinze, lo strap, o la canna da pesca messa così, in verticale, come quando mettiamo a muoli verticali di zaino. Veramente comoda, bella, bellissima. Intanto ovviamente ringrazio sia Plus Fishing che Evergreen che Lorenz per ovviamente sempre il massimo supporto. Andiamo a vedere le esche, cosa è arrivato di nuovo. Usiamo la borsa che è allora. Ovviamente cosa ho ordinato? Ho ordinato l'imperdibile, che non ne potremmo fare almeno, l'Air Sail Magic Card, il Foil Carbon di Evergreen, che è fantastico. E nelle versioni ovviamente di 6 libbre, 7 libbre, 8 libbre ho preso. Ho fatto una bella scorta, ne ho fatta. Vediamo quanti sono. Sei bobine di 7 libbre e 4 bobine di 8 libbre. Comunque, veramente un gran floor carbon e sono molto soffice, da spinning fantastico, possiamo dire, fantastico spinning. Completamente trasparente ovviamente, e un prodotto top. Ok, poi non poteva mancare questa volta, e vi farò un video a parte perché vi voglio far vedere un nodo veramente figo, che forse l'ho inventato io, non lo so, qualcuno l'ha inventato, io l'ho ripreso, la treccia, la Bassail, il Frog, qui è la 55 libbre, abbiamo preso per pescare un po' a rana, top water, o per pescare a flipping. Ottima, veramente un oggetto fantastico. Ok, e passiamo ora, faccio vedere, cosa vi faccio vedere? Ah, ok, la Stace 75, un prodotto di ormai un annetto, che però funziona sempre alla grande, non c'è possibilità per i bus che stanno sospesi, soprattutto a Bolzano lo utilizziamo, eh? Sì, allora guardiamo un attimo se ha scritto qualcuno le domande. Ragazzi, saluto tutti, non facci click perché sennò addio. Ok. Ciao Fabio. Livio, cosa ti serviva di cercare in vendita sul sito di Plus? Ci dovrebbe essere quasi tutto. Ci dovrebbe essere quasi tutto e... di quello che è disponibile. Alcune cose purtroppo sono novità, non so se sono già arrivate sul sito, ma probabilmente arriveranno a giorni proprio. Allora, cosa vi faccio vedere ora? Questa è una bella cosa, il nuovo CC Predator, o meglio, il CC Predator è sempre il solito, ma sono i nuovi colori che sono fantastici. Purtroppo solo uno. Sì, Livio, il vestiario lo trovi sul sito di Plus Fishing, lo trovi, non so per le taglie, ma adesso ci guardiamo insieme, lo guardo subito. E questo è il nuovo colore del CC Predator, non so se lo riuscite a vedere, le luci di merda. Lo apro anche, ve lo faccio vedere aperto. E questo è il colore. Eccolo qua.
aspettate perché non riesco a mettere a fuoco. Sono di colori molto real. Qua, faccio vedere di qua. Nuovi CC Predator, fantastici. Sono veramente fighi. Hanno fatto, mi sembra, tre colori nuovi e me ne è arrivato uno. Lo proviamo. CC Predator è master di Evergreen. Penso chi è che non ha testato con CC Predator o M1 di Evergreen in questi anni. Molto simile al Power Dunk, ovviamente, però veramente un gran prodotto. Poi vediamo cosa posso farvi vedere. Allora, di roba da vedere ce n'è. Allora, passiamo. Ah, ecco, questi qua. Adesso ve li prendo. Non so se sono tutti. Che sono i Bank Shad. Bank Shad che sia in versione normale che la mid. La mid è quella che scende più in profondità. Li potete, ecco qua, ve li faccio vedere. Questo qui sotto è quello che scende di più e questi sopra sono quelli che scendono di meno. Ovviamente tutti i colori naturali per le acque che andiamo a presentare. Andrea non ridere. Federico non commento. Ok, sì, siamo in live, quindi potete insultarmi, voglio vedere gli insulti. Questi sono veramente fighi, usateli. Ovviamente spinning, 4-5 libbre, ma li dovete usare perché sono veramente un super oggetto. E molti li vedono così piccolini, sono quasi 5 cm, e li vedono così piccoli e non è che siano così amanti. Però funziona. Il Bank Shad ci siamo, lo possiamo mettere via. Poi che cos'è arrivato di bello? Allora, questi qua ve li faccio vedere dopo. Ah, ecco, mi ero perso un Bank Shad mid. Questo è il colore più figo che c'è. Uno dei più fighi. Allora, vi faccio vedere adesso, ragazzuoli, ok, questo, va bene, dai, vi faccio vedere prima questo, zero, anche di Maurizio, studiato da Maurizio, ovviamente lo utilizza in situazioni sia di pesca con tipiche situazioni giapponesi che negli Stati Uniti, quindi un prodotto un po' più grande del solito, però un bel prodotto per noi, per le nostre acque, per fare pitching crank, veramente belli. E questo qui, se non mi sbaglio, dovrebbe scendere un metro e una metrata? Sì, no. Sì, esatto, 1,20 m, 1,5 m con 12-14 libbre, veramente fighi. Poi, questi anche sono una bella novità, sempre di Maurizio, abbiamo il Flat Force. Vedete? Sì, eccoli, questo è girato purtroppo, non mi è infilato male. E anche questo è un flat crank sulla falsa riga, diciamo, del... Ok. Sulla falsa riga del flat side, scende circa un metro, scende,
è veramente una novità, un oggetto nuovo, una cosa figa da provare. Li proveremo, belli pesanti, anche adesso ne apro uno. Tucano, come si fanno i Buster Wiki in Garda? Lanci, li prendi. Poi me lo dovresti spiegare. Allora, questo è il Flat Force. Veramente carino. Vedete com'è? Piatto, stile Flat Side. Flat Side è più largo qui. Sul culo è più stretto in... È più largo qua, e Flat Side è più stretto di muso. Invece questo è il contrario. Dovrebbe fare un bel movimento di... sculettamento generale. Ok, è anche bello pesante. Quanto pesa questo pochettino? 12 grammi, 11 grammi e mezzo. Questo lo lanciamo bene, anche a differenza del Flat Side, che tendeva un po' anche sulla sfera con il magnete, a con il vento se ne andava. Allora, poi un altro oggetto che ho aspettato veramente un casino di tempo. Adesso aspettate che vi guardo. Ho visto che passava qualcuno che scriveva. Non era qua. Una cazzata. Ok. Allora, cosa aspettavo? Questi qua, gli SR Mini. È una vita che li sto cercando e non mi riesco a trovarli, e secondo me sono un ottimo spinner bite, un ottimo spinner bite, diciamo, compatto, non per situazioni esagerate. Vi faccio vedere questo qui, che è un mezza oncia per esempio, e questo qua è veramente, cioè, considerate la mia mano, sono quattro dita, guardate. È veramente compatto lo spinner bite, per darvi l'idea di quanto sia grande. È veramente un gran prodotto questo. Questo prenderemo molto pesce, ne sono sicuro. Sia in versione da 3 ottavi mezz'oncia che la versione ha preso per provare un po' da 3 quarti, la più pesante e cattiva. Sempre la dimensione è sempre la stessa, e non vi sbagliate, cambia solo la testa dello spinner bite. Poco cambia. Allora, e qui ci siamo. Poi abbiamo, ok, Top Water. Mi sono fatto rimandare un Justin, che ne avevo persi un paio in Portogallo, gran pescata con i Justin, è stato il sessorio, e veramente a galla è un gran bel pencil. Fantastico, direi. E mi sono fatto mandare anche, mi sono fatto mandare anche la versione 115, cioè la più grande da provare. Che è veramente figa anche questa, bello pesante. Il 115 quanto pesa? 20 grammi contro l'85-95, non mi ricordo la misura, che pesa 95-11 grammi, quindi alla grande. Ah, un attimo che attacco il cavetto dell'iPhone, perché si sta scaricando. Siamo sotto carica. Lazzarini, non ridere. No, la carpa non c'è in via Diaz, tranquilli. Ok, allora, poi ci abbiamo questi qua, anche questi football jig. Mi sono fatto mandare un 3 football jig da provare, di Evergreen. Perché sono veramente carini. Sono arrivati purtroppo un po' in ritardo, perché erano per il lago di Pietrafitta. Ne apriamo uno.
ma troveremo sicuramente altre situazioni da utilizzare. Ok, senza vigar, ovviamente. Veramente molto carini. Testa football, ovviamente. Eccola qua. Mezz'uncia. Anche per pescare alcuni jig. Insomma. Schietta in silicone, ovviamente. Non il rubber. Poi la novità un po' di quest'anno, di fine anno scorso, diciamo, che sono della serie Fact di TG Blue. Questo nuovo praticamente settore di Evergreen che Erika smette di guardarmi. Non faccio nulla di male, al massimo li vedi che arrivano le ragazze tranquille. E sono un po' la novità. E sono veramente carini perché sono molto compatti, vedete, in confronto all'altro è molto più piccolo, sempre un mezz'oncia dovrebbe essere questo, sì, esatto, è molto più piccolo, molto più compatto perché la testa è invece che in piombo in tungsteno, e è il V-Guard. Adesso vi faccio vedere anche su Instagram, molto più compatti degli altri, sono veramente molto molto carini. Questi prenderanno molto pesce. Poi Shower Blow Shorty, e vai sempre sulla serie Top Water. Abbiamo preso il piccolo, ovviamente tutti dicono che io pesco fine S basta perché devo prendere le cose grosse, non si sa, quindi ci piacciono le cosette piccoline piccoline mingherline, e sono qua, eccolo Shower Blow Shorty, ragazzi. Questo è molto figo, proprio finissimo. Ok, ultime due cazzatine che vi faccio vedere, che sono a parere mio molto comode, e sono praticamente gli sticker, i marker di Evergreen. Abbiamo preso uno viola e uno chart, e voi praticamente potete staccare questi marker. Adesso ve li faccio vedere come funzionano. Li staccate, li potete appiccicare sulle esche rigide, in modo, per esempio, quando pescate su imbette, sull'acqua un pochino più scura, potete tranquillamente vedere, se lo mettete sulla testa, il marker colorato, riuscite a seguire la sua imbette dove va, che non è una stronzata. Ok, ultime cossine di minuteria, perché dopo ci stanno le canne da pesca. Che cazzo sono arrivate, eh? Molto interessanti. Allora, questi li faccio vedere dopo, che sono un po' la novità. Vabbè, come non potevo non acquistare i sempre proprio a buste implacabili Double Motion da 3.6. Questa, cioè, non so, forse una delle migliori esche, troppo fighe. No, sì, forse vengo al Tevere se non Tucano, se non sono 400 gradi, perché l'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo, mi sono sciolto, erano 43 gradi, per prendere un pesce. E questi qua sono veramente belli. Abbiamo preso i colori, adesso non so se riesco a farvi vedere il colore preciso, questo laminato, il colore è il 5, che sarebbe un gambag sopra e un rosso dietro. Riuscite a vederlo? No, non riuscite a vedere una mazza. Ne abbiamo preso bustoni proprio da Sergisevole, e ovviamente anche questi colore, questo qua è un laminato che un marrone, un green pumpkin nella parte superiore e il chiaro dorato sulla parte inferiore. Eccoli qua. Sono veramente figli. Se non prendi pesci con questi, tornassi a casa. Fine dei giochi. Allora, vi tiro su sempre Double Motion, così vi faccio vedere tutti quelli che ho preso. Allora, poi ho
preso un altro pacco, paccone gigante, colore 47, che è un, questo dovrebbe essere il nuovo colore, che è un, una specie di fondo tra il nero e il rosso con fleccato blu. Fighi. E poi questo che era il otto, questo è il classico nero e rosso gambero, sembra proprio il gambero, sembra. Ok, aspettate che guardo un'altra cosa. Ok. Poi di novità, chi mi tiro su prima? Flop Cloda 4, li tiro su. Sono troppo fighi. Eccoli qua. Ah, questi sono i nuovi Flop Cloda 4 pollici. Veramente un prodotto fantastico secondo me, un gambero molto pesante con delle chele grandi, non so quanto pesa, adesso ve lo posso, allora ve lo faccio vedere, eccolo qua, è veramente figo, molto morbido, ha una mobilità allucinante come potete vedere, veramente morbido il floppio, adesso ve lo peso, arrivo, però floppio sono 14 grammi di gomma, veramente tanto, proprio una bella densità. E per pescare penso pitching, flipping, veramente un bel gambero, proprio fantastico. Intanto lo faccio vedere meglio mettendo dietro un pezzo di carta. Allora, eccolo qua. Di novità che sono arrivate nuove, ve le faccio vedere proprio dopo le novità, intanto vi faccio vedere questi Pinter Ringer, che io l'ho presi soprattutto per pescare a Woki o per pescare praticamente come thriller sui jig, scusate, sui spinner bike, non sui jig, infatti questi due colori l'ho presi per il trailer da spinner bike, mentre questo l'ho preso per pescare a Woki, il coloretto, i 4-7, e sono molto carini, e me ne apro uno certo per farlo vedere. Te ne è passato il tempo dalla carpa di irrigazione, grazie a Dio. Molto carini, morbidissimi ovviamente, sul trailer dello spinner, ma secondo me possono far danni questi, ma anche pescando uochi schiombato, un eco si potete usare per tutto. Allora, poi di altre novità, altre novità che qui me ne sono arrivate tantissime, ve ne faccio vedere un po', i bassali. Allora, sulla falsariga sembrerebbe uno stretch, diciamo, di casa Yamamoto, ma non lo è. Ok, adesso me lo fatti vedere, ne prendo uno. È veramente figo questo, perché se lo montate bene, e non utilizzate ovviamente i 14 libri a spinning, questo oggettino qui, e si vede anche sul video, l'abbiamo già provati, in caduta, questo oggetto qui, in caduta, muove la coda, cioè rimane fermo immobile e la coda si muove.
Quindi un bel lughettino per la caduta, anche per pescare. Scenta il gambero fortissimo oltretutto. Estremamente forte. Ciao Martino. Veramente fortissimo. Scenta il gambero. Poi, in altre novità. Oh, abbiamo. Prima di faccio vedere questi, il Fact e C4 Leech. Queste sono fighissime. Forse un po' piccole perché è un 3 pollici e 1. Se le facessero sui 4, 4 e mezzo, ma probabilmente già le stanno facendo. E sono stupende perché per pescare a drop shot, adesso ve le faccio vedere proprio quei colori mini laminati fantastici. Allora, questa è la Leech. E si muove da Dio. Eccola qua. E si muove veramente, veramente bene. La Leech. La proviamo, sicuramente. La polsena così a caso, Quando capita. Ancora vero che non si è connesso Nicola Liliano, il mio compagno di barca, perché sennò già mi stava insultando, perché io dicevo dove ci pesco con questa roba. Ciao Diego, signorina Rosio, ciao Marco. Ok, perfetto. Allora, e Antilon. Questi sono anche questi, molto molto carini per pescare micro jig o con la testina. Secondo me questo è un prodotto di Evergreen che è fantastico. Fantastico. Allora, lo appoggio per farci vedere. Sono veramente carini. È un 3 pollici e mezzo, mi sembra. 3-3. Sono fantastici sia come trailer che come silicone proprio innescato direttamente. Veramente carini. Diego, questi ti piacerebbero veramente tanto. Guarda un po'. Guarda Diego. Ok. Beh, allora, come gomma, come artificiali per ora abbiamo fatto il vestiario e adesso vi faccio vedere la parte più figa, le canne da pesca. Ovviamente adesso c'è pubblicità. Evergreen, Evergreen, Plus Fishing, Lawrence, Lawrence. Che vedevo lì? È top. Allora, le canne dove le ho appoggiate? Mazzettino di schifezze, no? Brutte. Oggetti bruttissimi, ovviamente. Allora, partiamo da questa qua, che è della serie Fase, la novità di quest'anno, diciamo, la Smooth Torque, e praticamente è una 6 piedi e 5, adesso ve la faccio vedere, 4-8 libbre, un 16¾, però ha un'azione puramente, non so se si legge, riuscite a leggere? Eccola qua, ovviamente è rivoltata, ha un'azione molto moderate, adesso ve la faccio scorrere, le impugnature sono veramente carine, già ho levato la plastica perché faceva cagare farvi la presentazione con la plastica. Grazie Armando. Martino, figo cosa? Diego, non mi fare gli occhi a cuoricino. Allora, questa l'ho presa per provare per pescare, se non è 16,5 in azione moderate, un 4¾, a jerk, a spinning, perché sì, noi peschiamo purtroppo a jerk.
con la canna spinning, perché lanciamo M1 o Asura. Veramente belle queste fasi. Penso che sul prezzo queste si aggirano sui 350 euro al negozio, mi sembra. Adesso comunque vi posso controllare se vi interessa. E veramente un ottimo prodotto. Rapporto qualità-prezzo. Ok, ora veniamo al dunque. Allora, l'anno scorso ovviamente l'avrete vista, qualcuno di voi l'ha provata anche dalla barca, la Spin Serpent della serie Serpenti dell'Evergreen, che sarebbe sulla farsa liga delle Calero ispirate, diciamo, e il top di gamma. Questa l'anno scorso ha fatto parecchi morti, infatti vedete che non è proprio pulitissima. Eccola qua. Ok. Allora, scusa, scusate, rispondo a Martino. Ah, la creatura, l'Antilon, sì, veramente figo. Ciao Domenico, intanto. Ciao Domenico Maiano. Ovviamente mi manderà un così. È bello. E allora, l'anno scorso dicevamo Spin Serpent. Spin Serpent che è, per farvi capire, una 6-4, 16esimo, 3 16esimi, azione medium, diciamo, secondo Vermin. Canne che sono tutte in solid tip, ok? Hanno il solid tip che inizia qua, per questo qui, quindi i primi 4 anelli e più l'apicale stanno in solid tip. E canne fantastiche perché abbiamo sopra una morbidezza allucinante e sotto si la copro si estende, se ne è data, non so cosa sta facendo. E sotto però abbiamo una schiena veramente importante con queste canne. E questa canna, insomma, è stata veramente un bel divertimento lo scorso anno. E questa qua era la Spin Serpent, che è un 16esimo, 3 16esimo. Adesso sono arrivate la più piccola, diciamo, sua sorellina più piccola, che sarebbe praticamente la Bestinger 6-4 light, un 32esimo, un quarto, quindi si posiziona sotto Boduc, no, Evergreen Road. E questa canna è fantastica perché è un po' sull'azione che aveva la vecchia Skymaster LV della serie Temujin, sempre solid tip, quindi andiamo sulla parte superiore con questa volta 4 anelli, sì, 4 anelli, no, 3 anelli addirittura, 3 anelli sembrerebbero in solido, comunque solo 4. E sempre la schiena molto importante. Questa per pescare Brockshot. Ah, vi dicevo, scusate, prima la Spin Serpent che utilizzavo anche l'anno scorso, una canna che ho utilizzato molto a Texas. E questa qua, e quest'anno invece la voglio utilizzare per tipo senchi spiombati, queste esche tipo qui, o per darvi l'idea, il bassemi, cioè roba comunque pesante, che lanciata lontano, comunque c'è una canna cattiva, però riesco ad avere cattiveria quando vado dopo a ferrare, vado a recuperare il pesce. Questa qui invece è una canna da drop shot molto 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 bella, e sarà uno dei primi test che faremo appena riusciamo a pescare di nuovo con Nicola. Ok, scusate. Ok, e poi la novità infine di quest'anno, diciamo, che invece è la sorella maggiore della Spin Serpent, che è la Bash Serpent. Questa canna è veramente potente. Per darvi un'idea, è una 6-6 medium heavy solid tip e 4-12 libbre, un 16esimo 3 quarti. Veramente una canna di cattiveria, sempre il solid tip ovviamente. Questa volta il solid tip è gli ultimi 4 anelli, ma già vedete è bello e duro, eh? E dietro, grande schiena.
canna fantastica è una delle canne che utilizzeremo a Texas. È leggero, ovviamente. Anzi, ci metto già il mulinello se lo trovo. Se lo trovo nello spaglio. Ve la faccio vedere al volo. Sull'Uvias 1506, bilanciatissima la canna, fantastica, bella, veramente bella questa. Queste sono le tre canne che forse quest'anno ci daranno più divertimento. Queste la lasciamo così, la lasciamo. E adesso vi guardo un attimo le domande, dopo vi faccio un giro per faccio un giro su sto bordello che c'è dentro casa e faccio capire un po' la stanzina della pesca, no? Allora, mettiamo le canne a posto. Mettiamo tutto a posto. Allora, vediamo se mi serviva di sapere qualcosa. Diego, purtroppo tu ormai tifi Shimano, io lo sai che sono ancora per Daiwa. Facciamo un giro. Allora. Massimo, forse hai perfettamente ragione, che la Bestinger non è una solid tip. Eh sì, hai perfettamente ragione, ho detto una minchiata prima. Non è solid tip. La Bestinger è tubular. Ma la solid tip perché devo l'ultimo pezzo che non c'era il raddoppio. Allora, giustamente sono cretino, perché sul codice ci dovrebbe essere scritto. Intanto vi faccio vedere, piccola, ovviamente copro, abbiamo fatto la spunta di tutto l'ordine che avevo fatto plus fishing, ovviamente vi copro il totale, così, e queste sono tutte le cose che avevo ordinato e sono arrivate, ringraziando sempre ovviamente plus fishing, Evergreen e Lorenz per invece l'elettronica di bordo. Allora, che vi faccio vedere? Allora, vediamo. Allora, di qua praticamente abbiamo un po' di canne da pesca, diciamo. Allora, che ci abbiamo? Gunslinger, la Cougar, Cobra, sempre tutte della serie Ispirare, Egoist, la Flip della serie Heracles, un'altra Egoist, la Black Raven, questa è la Super Detonator della serie Synergy, poi abbiamo questa che non mi ricordo niente come si chiama, ah, la Black Briar, fantastica, una solid tip per pescare leggero a casting, e poi abbiamo un'altra Cobra e un'altra Black Raven qua. Mentre di qua, sul settore di qua, possiamo andare a vedere, eccole qui, e abbiamo la Ulti Spin, la Skyscraper della serie Temujin, vecchissima, però è per pescare Deep Crank, fantastica a mio avviso, Super Triumph che avevo montato con una bella Basilischi gialla, l'avevo portata in gara, la Fact 6 e 5, in solito tipo per pescare leggero, è fantastica, le serpenti che vi ho fatto vedere finora,
la fase e la phalanx per pescare bello lungo a finesse, che serve sempre. Dopo qui abbiamo un po' di artificiali, abbiamo messi belli pronti. Se volete la prossima volta vi apro le scatole e poi vi faccio vedere l'ultima novità. E dopo qui abbiamo, ecco, un po' di gommette, di roba pronta all'utilizzo, un po' di cappelli, e pochi giustamente, il filo di dietro già pronto per utilizzarlo. Adesso vi faccio vedere anche l'ultima novità che avevo lasciato in fondo, che è la nuova tuta antiacqua di Evergreen vestiario. Ah, questa è la vecchia, perché ce l'abbiamo tutte, non scherziamo. E questa qui è la nuova. Allora, la nuova tuta Diego. Devo mettere la nuova tuta giusto per far il video, così almeno morivo direttamente, perché abbiamo sia l'Oxwit quella invernale che la 301. L'anno scorso avevamo l'Oxwit invernale, veramente una tuta fantastica, non passa neanche un minimo di freddo. E questa invece è la nuova 302, mi pare, come codice l'hanno identificata, sì, esatto, e GRS 302 di casa Evergreen. Un'antiacqua veramente figa. Hanno praticamente messo le zip a vista. Un tessuto ovviamente è migliore, perché loro dicono che il tessuto, quello della vecchia tuta, a lungo andare, a forza di pescare a power, cioè crank, spinner, queste cose qui, loro le finivano. Non ho mai sentito una roba del genere, anche gli americani le finiscono. E questa è la nuova tuta sopra, zip a vista, e il blocco per il cappello, in modo che vi si blocca e non vi rompe le palle l'acqua finita, perché è la cosa che vogliamo di più. E ovviamente la salopette per di sotto, adesso vi apro, e anche questa è sempre un prodotto top. Come farmi a meno? Posso dire molto belle le cuciture, le saldature, veramente figli. Dopo ovviamente con un micro biglietto per spiegarvi di ogni cosa, non le utilizziamo. Ok, le cose sono finite, le novità che mi hanno inviato. Sì, Mirko, ciao. Se vi serve qualche domanda al volo, la tuta comunque non la metto, ve la posso direttamente risolvere qua. Diego, non mi metti in crisi con le tue domande strane, cattive. Andrea, è un'arte, cosa ci vuoi fare? Tu sei ancora più bello, io mi sono innamorato di te, sai. Va bene ragazzi, penso che posso pure abbandonarvi, anche perché sono è mezzanotte meno 10 e me ne vado a ninna, sinceramente, e faccio un po' di sogni, ecco, un po' di sogni di queste cose, che sicuramente in settimana andiamo a pesca, e quindi proviamo molte delle cosine carine. Matte, bella. Va bene ragazzi, e buona serata, buonanotte, qualsiasi cosa mi scrivete su Facebook, Instagram, dove vi pare, non è nessun problema. Iscrivetevi ovviamente a Instagram, a Facebook, YouTube, andate a vedere il sito di Fishing Lo Store, perché ci stanno tutti i prodotti, o almeno la grande quantità, se non sono arrivati o comunque non erano al momento disponibili i prodotti che vi ho fatto vedere stasera.
E niente, ringrazio ovviamente Post Fishing, Evergreen e come al solito Lorenz per tutta l'elettronica di bordo, i miei fantastici carbon che mi danno il top. E ciao Diego, ciao Andrea, ragazzi, buona serata e ciao a tutti. Ciao ciao.